che bisogna avere il coraggio di mettersi attorno a un tavolo, istituzioni civili, ecclesiastiche, riflettere e cercare non di andare avanti con pregiudizi o con soluzioni da, prese diciamo, senza un minimo di confronto. È un invito al confronto quello che fa padre Enzo Poiana alla vigilia delle due manifestazioni contrapposte sull'accoglienza ai profughi che animeranno domani sera al centro di Padova. Parla a titolo personale il rettore della Basilica del Santo, ci tiene a precisarlo e invita la comunità a riflettere sulle cause che hanno portato i profughi a fuggire dai loro paesi d'origine. Non si può restare fermi davanti al dramma che si sta presentando davanti ai nostri occhi, continua. Da cristiani bisogna intervenire. Credo che davvero tutti, come comunità cristiana, come chiesa, dobbiamo rimboccarci le maniche e accogliere nel limite delle nostre possibilità queste persone che scappano via da situazioni davvero tragiche. Oggi in questura sono arrivati altri 15 profughi, 9 etiopi, 6 sudanesi, che sono stati identificati e distribuiti nelle strutture d'accoglienza. Un'accoglienza a cui si richiama anche padre Poiana, rivendicando il fatto che il Vangelo non può essere letto a capitoli alterni, ma nella sua interezza. Non è che posso prendere il Vangelo a pezzettini, lo devo prendere tutto intero e Gesù Cristo che cosa mi direbbe? Mi direbbe che devo occuparmi di quelli che stanno peggio.